Buonasera a tutti, ciao Buona. ragazzi! Buonasera, buonasera, ben ritrovati anche di mercoledì, sempre attivi. Ciao Nick, stavo pensando proprio a quello che è un uh, lunedì azzurro posticipato. La parola attivo vicino a Nick è un po' uno stimolo, <ride> ma va bene. <ride> Comunque, <ride> oggi collegati a alle 19 perché dobbiamo tener conto del fuso orario perché con noi c'è un ospite importantissima in collegamento direttamente dagli USA abbiamo Anna Aukenthaler atleta classe 2001 del centro sportivo Carabinieri Eccoci. Ciao Anna Ciao Anna Ciao mi veniva buonasera ma per te mi sa che non è Buongiorno sera. Buongiorno eh, eh. No dai no, sì. Se Avete già fatto qualcosa? Stamattina o siete ancora inattivi? Sì, allora vabbè, colazione con calma, poi una leggera corsetta e un po' di fisio. Adesso sto Come... Come sta andando col jet lag? Come è andato il viaggio? Ma allora, il viaggio è andato bene, cioè alla fine ce l'avevamo comodo perché avevamo il charter direttamente da Oslo per Salt Lake. Um e quindi sì, non era male, ecco. E, anche perché salivi sull'aereo ti addormentavi per il più possibile, poi il viaggio alla fine, cioè, dura nove ore, però se riesci a dormire abbastanza ti passa anche. Poi niente col fuso, ma io personalmente non lo patisco così tanto, a parte che la sera vabbè, si è stanchi un po' prima, però per il resto bene. Secondo me è peggio poi Ritornare a casa, sì, di, di... Bye bye. Beh, intanto vedo un po' di sole, anzi, tanto sole che rispetto a Oslo serviva un po', serviva assolutamente sì. Eravamo tutti penso, un po' stufi dal, dalla pioggia, dalla nebbia. E, um, ieri mattina quando ci siamo svegliati ne vischiava vi un po', adesso cioè poi anche già lì il tardo pomeriggio è venuto fuori il sole eh? e um, stamattina invece ci, ci siamo svegliati col sole, quindi benvenga. <ride> eh. Dai, ci spostiamo subito nella parte un po' più, un po più diciamo, interessante, tecnica del, diciamo, dei, dei risultati di quanto sta avvenendo. Eh, mi piaceva iniziare, diciamo, la, la conversazione riguardo un po' al tuo momento. Chiaramente siamo reduci dalla, dalla superlativa per te, tappa di Oslo, dove ti abbiamo visto sempre, sempre lì davanti. Eh, la domanda che ti pongo è questa: l'impressione è stata un po' forse che questa stagione per certi versi si è assomigliata un po' a quella passata, magari eh, nel senso un po' più di difficoltà ancora all'inizio e ancora meglio forse in questo momento, però ehm, l'impressione che c'è da fuori è un po' quella che tu sei un atleta che Tendi a, a dare il tuo meglio una volta che mano a mano passano le tappe, riesci a carburare bene e poi a venire fuori, anche l'anno scorso, ricordiamo, da dopo i mondiali, insomma era, la tua stagione era stata eccezionale, sembra un po' questo, speriamo, insomma, il trend. Ti senti anche tu, diciamo, in questo momento un atleta che lavora bene nel corso magari dell'inverno e magari, non lo so, deve cercare qualcosa per riuscire a essere un po' più competitiva all'inizio della stagione? Stavo parlando proprio ieri mentre stavamo sciando con Mirko. Si vede che sono un atleta che ha un po' queste caratteristiche qua. Cioè, osservando un po' anche gli scorsi anni. Comunque, come hai giustamente detto tu, verso fine stagione faccio come fatica che all'inizio, non, non riusciamo bene a capire il perché. Penso che sia proprio una mia caratteristica e basta anche perché. Non mi alleno meno, peggio, quel che è. Si vede che semplicemente ho bisogno di far gare e man, man mano, andando avanti um, o nel corso della stagione, mi, mi sveglio fuori ancora di più e riesco a, a tirare fuori il mio meglio. Certo, è una, è una cosa su cui si può magari lavorare in un certo modo. Sappiamo che, per esempio, anche Lisa è sempre stata un'atleta. Secondo me, diciamo, che ha questo tipo di caratteristiche, che nel corso della stagione viene fuori sempre meglio. Magari prendere spunto, eh, diciamo, da lei, che adesso è il leader del, del movimento. Eh, oppure, secondo te, diciamo, è una cosa che verrà naturalmente? Insomma. Ma secondo me, col passare degli anni sarà una. Cioè, spero sarà una cosa cioè, sì. che arriverà uno scalino, certo. E, ma anche perché facendo più basi, facendo più ore, più allenamento e tutto, spero che il, il tutto, sto scalino, appunto um, diminuisce. Um, sicuramente si può prendere spunto da tantissimi esempi, l'abbiamo già fatto e continueremo a farlo, per appunto poi. Um, poter, cioè magari poter la prossima o cominciare la prossima stagione già un po' più brillanti Benissimo Nicolo? Okay, mi collego un attimo a questo discorso eh, partendo dalla foto di Oakfield, e poi eh, diciamo do, nella seconda parte di stagione ti abbiamo visto Oberhoff e Rupolding, però dopo diciamo è eh, c'è stata l'esclusione in vista di Anterselva e quella dei, dei mondiali, dove la scorsa stagione hai avuto i momenti un po' più emozionanti, diciamo sia a livello di alti e con qualche basso. Ecco, quanto è stato difficile poi doverti allenare magari ad Anterselva, vedere altri che gareggiavano e, e poi chiaramente l'esclusione dei mondiali? Vabbè, sicuramente non è stato un piacere non poter gareggiare a casa, non lo nascondo perché sì. Poi gareggiare proprio nel, cioè, dove sono cresciuta um, è un qualcosa di speciale, l'ho vissuto l'anno scorso, mi sarebbe piaciuto viverlo anche quest'anno. Um, ciò non vuol dire che l'anno scorso è stata l'ultima volta, sicuramente farò del mio meglio per poter essere là a gareggiare l'anno prossimo. E, mh, niente, ho comunque avuto l'occasione di potermi allenare qua anche quando c'erano eh, le gare quindi ho sfruttato al meglio questa pausa tra RuPauling e, mh, e poi appunto la tappa in EV Osservly e Arber e mh, niente, penso di, di appunto averla sfruttata al meglio, di... Essermi concentrata su quello su cui dovevo concentrarmi, di migliorare gli aspetti e sì, niente di non perdere la pazienza e, e la, la gioia di fare ciò che amo. Mi, mi collego a questo discorso e anche a quello che hai dichiarato in, in zona mista ad Oslo, dove ci siamo viste. E... Tu hai detto, hai preso con molta sportività e filosofia il fatto di essere tornata indietro, diciamo, dall'ebook up per poi tornare in Coppa del Mondo e hai proprio dichiarato che ti è servito fare questo passo indietro per farne uno avanti. In questo senso, il fatto di essere figlia di un allenatore ti, ti aiuta? Ti ha aiutato ad accettare questa cosa, comunque prenderla con maturità? Ma allora vi dico onestamente che non è mai una cosa facile da accettare, perché cioè, siamo a te e appunto ognuno ha il sogno e l'obiettivo di gareggiare nel circuito più alto. Quindi quando ti comunicano una cosa del genere non è mai facile, però appunto ero arrivata a un punto dove cioè, faticavo abbastanza e mh, non me ne accorta, non se ne erano accorti solo gli allenatori, ma anch'io e Quindi riuscivo a capire al pieno la, la decisione e sì, sono riuscita, sono riuscita ad accettarlo il meglio possibile e appunto a vederlo come, come un'occasione per appunto poi farne uno o, due, eh, uno o due step più in avanti, perché alla fine, ogni tanto, quando arrivi a un certo punto che non sai più cosa fare, cosa non fare, ogni tanto ehm, ti aiuta a tornare alle basi, eh, ti aiuta a fare uno step indietro, um, sì, per, per poi appunto vedere tutto un po' più dal, dall'esterno e, e riuscire a capire certe cose. Poi non so se mi aiuti a essere figlia di un allenatore o meno, è semplicemente secondo me... Mh, cioè, man mano impari, impari perché mh, tocca imparare, ci sono tante scelte difficili che devono prendere i nostri allenatori. Ogni tanto si è d'accordo, ogni tanto non si è d'accordo, però alla fine sono scelte basate sui risultati e mh, lo sport è così e è per questo che ci piace. <ride> e ogni tanto purtroppo bisogna anche accettare una cosa che magari non si è d'accordo. Ciò non vuol dire che... Mh, cioè loro ci vogliono fare un dispetto eh? lo fanno per darci certo ci, ci tenevo a farti i complimenti per questo discorso perché rispetto a magari tanti atleti che raggiungono questo tipo di maturità più avanti mh, tu nonostante sia molto giovane riesci a fare questo tipo di discorsi e questo ti dà sicuramente un gran valore quindi bravo sì cioè un po' osservando anche mh, le ultime stagioni quando di solito ho dovuto prendere uno step o fare uno step eh, indietro sono sempre tornata più forte si vede che un po' anche la mia mentalità quando mi accorgo che una cosa non va che come vorrei um, ci provo ancora di più per um, cambiare il tutto uh, nel positivo quindi magari anche un mio punto di, di forza ecco non, non, non so ti aggiungo anche un commento dal pubblico di Roberto che dice: Coraggiosa Anna, nonostante non ti avessero fatto gareggiare nella tappa di casa, eri il sorridente, è disponibile a firmare autografi. <ride> Che questo sappiamo, insomma, la, la disponibilità l'abbiamo già vista parecchie volte, sei cioè, sempre tra, tra quelle più disponibili, e quindi sicuramente questo è un altro, un altro merito che ti, ti dobbiamo appunto, attribuire. Eh, restando un po' in questo clima, un po' più diciamo, questi argomenti, un po' più di contorno. Eh, avendo nominato tuo padre, Armin, eh, non lo so, mi viene da chiederti: chiaramente al di là dei mondiali juniores 2022, ehm, ci sono stati, cioè, che rapporto hai con gli Stati Uniti ci sei stata ancora o era stata l'unica occasione? È la prima volta che ci ritorni? Allora, beh, l'ultima volta che ci sono stata sono stati i mondiali juniore. Eh, Mi fa sempre piacere tornare, tornare qua posto, perché, insomma, abbiamo ricordi bellissimi. Eh, ripensando a quel mondiale, <ride> è stata una cosa. Eccezionale, cioè, oltre alle gare che ci sono andate bene, ma chiunque ehm, proprio anche mh, cioè, al di fuori dalle gare ci siamo divertiti come dei matti quindi fa piacere tornarci e mh, poi, giustamente, cioè, è la tappa, tappa in casa per gli atleti di mio papà e un po' anche per mio papà, perché appunto <ride> non succede proprio tutti i giorni che si gareggia in America e quindi sì, un, un, un Speciale, e m, cercherò di potermela e di fare altri bei ricordi, ecco. Nicolò, visto che ti sei dittito. Sto pensando, <ride> Nicola. No, allora, ne approfitto per, per mettere un messaggio di Andrea Marchetti che ci segue sempre. E eh, ciao ragazzi, un saluto alla grandissima Anna Huckenthaler. Abbiamo ancora tutti davanti agli occhi la tua frazione che ha lanciato Lisa a giocarsi l'oro mondiale. Lì hai dimostrato il tuo valore e ci farai sognare nei prossimi anni. Yeah. Arrivano... Sì, anche da Instagram, ma purtroppo non possiamo esatto, condividere molto da Instagram, che, purtroppo StreamYard fa la differenziazione sia di commenti che di visualizzazione di tutto, quindi eh, siete in tanti a seguirci oggi. Vi ringraziamo e speriamo di potervi leggere tutti piano piano. Eh, Nick, vuoi andare tu? Sì, con l'ultima puntata, diciamo, il ritorno in Coppa del Mondo eh, a Oslo con tre bellissime gare in tre giorni. E poi è un ne parliamo volevo chiederti solo che effetto fa uscire dal e trovarsi terza in una massa <ride> beh oddio allora a dirvi il vero non, non l'ho presentato perché mi sono detta guardare il telefono a concentrarmi sulla mia gara um, poco dopo uh, l'intertempo c'era Klaus che mi aveva comunicato il um, appunto che sono uscita ho Guardato come dire, oddio, questo si è sbagliato, cioè impossibile, però. Ma niente, penso che alla fine, cioè, alla fine la gara non è finita, sei malapena a metà, e quindi non ci pensi più di tanto. Almeno io, in quel momento, ci ho pensato più di tanto, ho detto, vabbè, questo si è sbagliato, e no, era chiusa lì. <ride> e, ho cercato di, di fare la mia gara, di concentrarmi sulla mia gara anche perché, ma in una. In una... Um, avendo fatto quella cioè, di Oslo, cioè avevo capito che quando spari bene si può fare bene sempre, e quindi ho cercato di concentrarmi il più possibile sulla tecnica in pista per non pensare a quello che arrivava dopo il poligono, appunto. E invece al poligono al lavoro e basta, anche perché non erano condizioni facili, e quindi cioè, tramite un bel tiro ti portavi avanti. Quindi ci è riuscita perché non era non era fatta per tutti anche queste condizioni dal via eh, voi avete sentito tutto? Se vi l'audio che va un po', sì, sì, è un po disturbato, ma uh, sì, abbiamo... comunque, il discorso sì, sì. ci hai sentito sì, 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 sì. In, in generale. Secondo me, comunque, questo weekend, diciamo senza dubbio, può essere considerato eh, il tuo migliore. È venuto, è venuto fuori proprio in questo momento. Insomma, perché non sono arrivati i risultati solamente appunto magari con delle ottime prestazioni al tiro e poi mantenendo eh, il tutto sugli sci, ma proprio eh, diciamo eh, ci sono, sono stati. Un paio di errori, soprattutto mi viene da dire, in piedi, visto che a terra sei stata perfetta tutto il weekend, ehm, tra individuale e, e massa, insomma, ma ehm, tendenzialmente sono arrivati i risultati nonostante gli errori al tiro. Questo secondo me può essere un ulteriore step mentale che ti dice: se io lavoro bene nonostante quello che è successo prima, sono riuscito sono riuscita a resettare tutto e lavoro bene e mi trovo ad essere veramente competitiva. Anche per le posizioni che, che contano, no? Sì, beh, allora, son, come già detto, sono super soddisfatta sia della prestazione sugli sci che la prestazione sugli sci, perché non... cioè, appunto, rientro da un periodo che non è stato per niente facile, soprattutto per quanto riguarda la prestazione sugli sci, perché appunto era un po' un momento no. E quindi fa piacere vedere che sono di nuovo, cioè sono di nuovo tornata a un livello dove so di poter... Cioè, di poter essere se sto bene o di poter competere se sto bene, poi ovviamente non, ciò non vuol dire che tutte le gare sarò lì e tutte le gare saranno con me. Certo, certo. Però ehm, fa, bene, fa bene alla testa ehm, vedere che appunto con una gara perfetta ehm, posso già essere là. Poi, giustamente, c'è ancora tantissimo lavoro da fare, questo non lo nego arrivata dove vorrei arrivare quindi sicuramente un, speriamo che sia un punto di partenza io ci metterò tutto, tutto il possibile per um, far sì che eh, appunto ciò accadrà e um, vedremo man mano andando avanti con tanta pazienza e tanto lavoro vedremo ti saluta, <ride> ti, saluta. ti saluta Arturo <ride> numero uno bene ah, vedo un altro commento vediamo, ho una curiosità la sì. leggiamo, vediamo, ah, vuoi ho una curiosità tu, Anna? Sì. volendo Anna puoi av av avvalerti della facoltà di non rispondere uh -huh. <ride> mi piacerebbe sapere come mai ti sei staccata dai social negli ultimi te tempi tanto di cappello che averlo fatto oh, io, io francamente non me ne sono accorta quindi <ride> direi che mi sono staccata cioè anzi Boh, ci sono dei periodi dove, dove ti riesce più facile a postare roba, dove hai più contenuti, e periodi dove hai meno contenuti, ma non penso di essere attaccata troppo, ecco. O almeno tipo... non. No. Eh, sì. la, la, la gente ha frenesia di vedere i tuoi, i tuoi, le tue, la tua vita diciamo in giro per il mondo sicuramente interessante ah, proprio, stamattina, proprio stamattina noi abbiamo visto la tua storia con Mirko Romanin quindi eh. Eh, <ride> <ride> bene chiudiamo Prima di ben... farti fare allenamento eh, Annati vo volevo diciamo, fare un pensiero magari per per la tua sorella più piccola, che ha diciamo, deciso di chiudere con l'attività, ma penso fosse a Oslo anche lei a vederle le gare, giusto? Sì, esatto, è venuta, sono venute lei e la mamma a vedermi o vederci eh, a Oslo e ha fatto, fatto molto piacere condividere questo weekend. Eh, non solo col papà, che vabbè, ormai sappiamo che è lì, però anche con loro c'è cioè, stata una cosa speciale essere là tutti e quanti. Niente, mi dispiace, mi dispiace molto che, mh, cioè abbia, che, che abbia dovuto o voluto concludere questo capitolo della sua vita, perché alla fine è un grandissimo capitolo che mh, ti porterai dietro per sempre. Um, spero che comunque alla fine riuscite a goderselo al pieno, che mh, porterà fuori tanti cose. Niente, c'è cioè un po' che mi piace perché era bello condividere, odio, condividere questo, questo capitolo con lei, però sono sicura che sarà al mio fianco. E, scusate, <ride> e verrà comunque sempre a farmi il tifo, e ecco, li voglio tanto bene. La, la, la vedremo agli italiani visto che sono su Hunter Selva ci sì. sarà, sarà assolutamente tra l'altro allora qua faremo, ci chiedono ci chiedono buonasera ci sarai in campionati italiani dove immagino, immagino ci sarai sì. e dove ci vedremo sì, assolutamente. alla prossima tanto sono in casa quindi eh, esatto tutti, tutti, a tifa, tutti a vedere i nostri ragazzi tra un paio di settimane a salutarli <ride> ehm. Niente, vogliamo fare anche. Faccio anche l'ultima domanda che è arrivata, visto che è sicuramente molto interessante. Eh, Paride ci chiede se, se rivedremo anche il prossimo anno il trio con chiaramente eh, Rebecca e, e Linda. Linda. Abbiamo parlato anche Anterselva um, recentemente con, con Lena, la sorella. E, um, e niente, ci diceva che sta lavorando molto dal punto di vista mentale, che dal punto di vista fisico eh, si, sente, si sente bene e deve, deve riuscire a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle e poi, e poi ci sarà anche lei come la, tu, la, la senti spesso, come la vedi vogliosa, aggressiva di, di raggiungervi presto allora il, il trio dietro le quinte è sempre ancora attivo <ride> eh, quando siamo a casa cerchiamo sempre di beccarci e di fare roba assieme, divertirci assieme um, sono pienamente d'accordo con, con Lena um, Linda tornerà tornerà più forte di prima eh, ne sono convinta anche perché la conosco parecchio bene e quindi so di che pasta è fatta e, um, speriamo che torni più più prima che... <ride> che poi, sì. Però sì, ecco, tornerà e tornerà come, come, come non è stata mai prima, quindi più forte di prima, ecco. Quindi, sì. E noi ce l'auguriamo auguriamo, ci auguriamo di vedervi tutte e tre dalla... ai prossimi appuntamenti importanti, anche perché si avvicina Milano Cortina 2026, non per mettere pressione, ma non vediamo l'ora, quindi... <ride> yeah. allora. Dai Anna, grazie mille per essere stata con noi, ti ringraziamo tantissimo. Ti auguriamo un buon allenamento. In bocca al lupo, ovviamente, per, per le prossime tappe. Grazie mille, è stato un piacere. Saluto tutti, tutti quelli che ci seguono, e ci vedremo poi per... Selva. Grazie mille, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao a tutti, buona serata. Eccoci, ah, che stavi carriera. già salutando tutti. Sì, sì, io sono già mutato. Sì, sì. Sono arrivati i tuoi? <ride> è eh, dietro le quinte simpatico <ride> oggi... Dai. Vabbè dai, direi dai. che abbiamo, abbiamo detto un po' tutto e abbiamo, abbiamo già comunque fatto la diretta di lunedì in cui abbiamo ricapitolato questa tappa, quindi direi che possiamo salutare anche il nostro pubblico ringraziarlo per essere stati con noi, siete stati tantissimi e, e molto sì. attivi. Purtroppo come Anna, fa proprio una... presa. Anna fa proprio presa perché tra Instagram e, e, e Facebook eccetera veramente siamo stati sui livelli forse migliori di tutto l'anno oggi. Quindi grazie ad Anna e grazie a tutti voi. Tra l'altro un, un dietro le quinte uh, a Oslo. Ci, ci veniva chiesto se, se vediamo Anna Ockenthaler come un po' la nuova Veer come personaggio. Ma io l'ho detto tante eh, volte. In senso, in senso positivo, quindi sì, assolutamente. Come personaggio, lei è veramente quella che ha il carattere per, per prendere il suo posto, senza dubbio. Assolutamente. Quindi è sempre un piacere parlare con lei, è stata una bella diretta. Quindi grazie a voi per aver contribuito. E, e ci vediamo tutti ai campionati italiani con Anna e, e speriamo di incontrare tanti di voi. E noi va, Elena ci vediamo va. dopo invece. Io e te Nick ci vediamo tra poco. Lascio una liaison tra i nostri due... Ah no, no non, non la rivista, credo. Sì, sì. Lascio le liaison di Nick a parte con, con altre persone. Io sono Serena. Ah, va bene. Va. Ciao, tempo. ragazzi, buonasera. Ciao. ciao. Ciao, ciao, ciao.